Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati! In questa 17ª domenica si interrompe la lettura cursiva del Vangelo secondo Marco e sbarchiamo per 5 domeniche nel Vangelo secondo Giovanni, proprio nel punto in cui i due testi si intrecciano, la moltiplicazione dei pani. Ad essa, su cui oggi meditiamo, seguirà lo splendido discorso omelia di Gesù sul pane vivo, nella sinagoga di Cafarnao, che ci porterà dentro il significato profondo di questo segno e dell'Eucaristia. Andiamo al testo. Siamo a Tiberiade, luogo dove Gesù risorto apparirà per l'ultima volta ai suoi discepoli facendo Eucaristia con loro. Inoltre l'Evangelista ci dice che era prossima la Pasqua, la seconda delle tre Pasque vissuta da Gesù nella sua missione pubblica. Sfondo eucaristico e contesto pasquale. Ecco alcune coordinate. Gesù è circondato da gente venuta da tutte le parti, attratta dai segni che compiva. Anche oggi Gesù attrae chi lo cerca per un motivo, chi per un altro, chi lo cerca senza saperlo, chi lo cerca fuori strada. Tutti infatti abbiamo una fame profonda, d'amore, di verità, di eternità. In una parola, abbiamo fame di Dio. Alzati gli occhi, Gesù vede la folla e fa una domanda a Filippo. Dove possiamo comprare il pane per tutti? È molto bello l'agire di Gesù. Chiede ai suoi discepoli di guardare la folla e cercare una soluzione. Vedete, Gesù ci esercita ad avere uno sguardo attento, solidale, vuole che ci lasciamo interpellare dai bisogni di chi abbiamo accanto, che ci misuriamo con i problemi del mondo, con le urgenze di oggi, con la sofferenza delle persone, che la smettiamo di guardare solo a noi stessi o di coltivare solo il nostro orticello, nutrendoci di detti tipo ognuno per sé e Dio per tutti. Ma notiamo, Gesù disse questo per metterlo alla prova. Sapeva bene ciò che stava per fare. I discepoli invece, davanti a una domanda del genere, non sapevano che pesci prendere. Gesù fa una domanda trabocchetto a Filippo. Dove compriamo il pane? Gesù il pane non lo comprerà. Ora, il pane alimenta la vita, è quasi simbolo della vita. Dove si compra? Guardate, noi siamo abituati a comprare e vendere tutto. Ma in fondo le cose più importanti della vita né si vendono né si comprano. Ad esempio, la vita non si può comprare, è un dono. Neanche la vita eterna si può comprare. Un salmo dice, per quanto si possa pagare il riscatto di una vita, non basterà a vivere senza fine e a non vedere la tomba. La vita eterna non si paga, si accoglie mediante la fede. Neanche l'amore vero si può vendere o pagare, si può solo accogliere e donare. Filippo, alla domanda di Gesù, da buon ragionatore greco, si fa due conti e dice «Ma è impossibile trovare pane per tutti, si parla di 5.000 uomini, non basterebbero 200 denari, che è quasi lo stipendio di un anno». Filippo si trova davanti a una situazione impossibile, più grande di lui, e si sente impotente. In fondo è lo sgomento che proviamo davanti a situazioni più grandi di noi. Che posso fare davanti alla sofferenza di tanta gente? Come posso affrontare la sfida di vivere una vita santa, la mia vocazione fino in fondo? Andrea, più focoso e intraprendente, fa notare che lì c'è un giovinetto con 5 pani e 2 pesci. Ma cosa sono davanti alla fame della folla? Questo ragazzo, previdente, ha in fondo quanto necessita per sé. Ha la sua porzione quotidiana, ma le sue risorse sono limitate se rapportate ai bisogni degli altri. Potremmo dire che questo ragazzo ci rappresenta. Noi abbiamo risorse e capacità, che a volte o non vediamo o sovrastimiamo. Ma messe in confronto alla sofferenza della gente, alla fame del mondo, ai problemi dei giovani, alle sfide di oggi, scopriamo che è poco, che siamo poco. Che fare dunque? Quello che fa questo giovane, mette tutto nelle mani di Gesù. Questo giovane condivide, Gesù moltiplica. Cogliamo due messaggi. Uno, il segno di Gesù parte dalla condivisione di questo giovane. Gesù non crea il pane, lo moltiplica, partendo da ciò che gli viene messo a disposizione. Miei cari, a noi non è chiesto di avere la soluzione ai problemi del mondo intero, di risolvere tutto ed essere all'altezza di tutto. Dio ci chiede di mettere a sua disposizione quel che siamo e quel che abbiamo. A Madre Teresa, dopo aver ricevuto a Oslo il Nobel per la pace, un giornalista chiese ironicamente «Lei ha 70 anni, quando morirà il mondo sarà come prima. Che cosa è cambiato dopo tanta fatica?»
Madre Teresa avrebbe potuto reagire con un po' di sdegno, con una controbattuta, invece sorrise e aggiunse: "Vede, io non ho mai pensato di poter cambiare il mondo. Ho cercato solo di essere una goccia d'acqua pulita, probabilmente una goccia nell'oceano, ma nella quale potesse riflettersi l'amore di Dio. Le pare poco?" Il giornalista non riuscì a rispondere, mentre attorno alla madre si era creato il silenzio dell'ascolto e dell'emozione. Madre Teresa riprese la parola e chiese al giornalista sfacciatello: "Cerchi di essere anche lei una goccia pulita e così saremo in due. È sposato?" "Sì, madre." "Lo dica anche a sua moglie, così saremo in tre." "Ha dei figli?" "Tre figli, madre." "Lo dica anche ai suoi figli, e così saremo in sei." Di fondo, miei cari, questa capacità di condividere, questo mettersi a disposizione, questo avere occhi e cuore per gli altri, mettendo insieme ciò che si ha e si è ciò che si celebra nell'Eucaristia. Dio per primo ha condiviso tutto con noi, eccetto il peccato, ci coinvolge nel suo dono d'amore, spingendoci e chiamandoci a nostra volta a condividere. Non a caso, i primi cristiani celebravano l'Eucaristia nel contesto di una cena. Dopo aver condiviso il pane eucaristico, si condividevano cibo e beni, ricchi e poveri insieme, riscoprendosi fratelli e sorelle, aiutandosi e sostenendosi gli uni con gli altri. Secondo messaggio, ancor più radicalmente, questo testo ci dice che se ci mettiamo nelle mani di Cristo e ci lasciamo spezzare per amore, Lui trasforma il nostro poco in molto. C'è uno splendido messaggio vocazionale. Quanti giovani temono di non farcela, di non essere all'altezza? Temono di seguire più generosamente Cristo pensando di non essere abbastanza bravi o capaci? Ma non funziona così. Cosa erano i dodici, per lo più i letterati, davanti al mondo da evangelizzare? Cosa erano i pochi cristiani davanti allo sconfinato impero romano che li perseguitava? Eppure guardate quante meraviglie e cosa è nato dalla vita donata dei nostri fratelli e sorelle nella fede. Come cambia la nostra vita se la smettiamo di vivere per noi stessi e ci mettiamo seriamente nelle mani di Gesù? Io posso accontentarmi di vivere usando per me, usando per il mio tornaconto egoista, talenti e beni che Dio mi ha affidato. Oppure posso metterli nelle sue mani e allora, ripeto, il mio poco può diventare molto, moltissimo. L'errore è pensare che il poco che noi abbiamo non conti nulla. Vedete, Gesù non ha creato da zero i pani, ha moltiplicato quei 5 pani e 2 pesci. Nessuno di noi ha zero, ha qualcosa che sicuramente non sarà abbastanza per tutti. Lo metta con fiducia nelle mani del Signore, egli farà il resto. Andiamo avanti. Gesù fa adagiare la folla in un luogo dove c'era molta erba. Si tratta di un banchetto festoso, messianico. Cioè Gesù si sta presentando come il Messia atteso, il profeta escatologico venuto a saziare profondamente la nostra vita. Quindi prende i pani, rende grazie e li distribuisce. L'allusione all'Eucaristia è chiara. Tutti ne mangiarono a sazietà e ne avanzarono addirittura 12 canestri. I presenti avrebbero dunque potuto scorgere un significato profondo nel segno di Gesù, ma si fermano all'aspetto materiale del prodigio, al cibo. Cioè, entusiasti per la buona mangiata vorrebbero incoronarlo re, scambiandolo per uno potente, secondo la logica di questo mondo che sfama tutti a buon mercato. È la logica del salvatore politico di turno, del potente che offre soluzioni facili per accaparrare consensi, deludendo puntualmente. Non Gesù. Gesù è re, ma non di questo mondo, e non secondo la logica di questo mondo, come apparirà chiaramente nella Passione. La gente voleva un re potente che soddisfacesse ogni richiesta, qualcuno che facesse piovere dal cielo soldi e benessere, un re che, in fondo, lasciasse ognuno incastrato nel proprio egoismo, nel disperato tentativo di evitare il consumare della vita, consumando cibo e beni. Ma a Gesù non ci sta. Per questo si ritirò tutto solo sul monte. Vedete, Dio non ci esaudisce quando le nostre richieste sono sporche di egoismo, mosse dalla sete di potere, quando ciò che chiediamo non è il nostro vero bene. Dio è pronto a deluderci perché non teme il nostro giudizio. Ci vuole bene e vuole profondamente il nostro bene. Gesù è venuto a salvare, saziare la nostra vita con la sua presenza, coinvolgendoci nel dono di sé,
rendendoci capaci e chiedendoci di fare della nostra vita un dono. Per questo dobbiamo anzitutto coltivare il rapporto con Lui nella preghiera, meditando la Sua parola, incontrandolo vivo nell'Eucaristia e poi, forti della Sua presenza in noi, riversare sugli altri quest'amore, partendo dalle piccole cose di ogni giorno. Ad esempio, hai poco? Condividi di quel poco. Non puoi fare l'elemosina perché hai niente? Regala un sorriso, scambia una parola con un povero. Hai solo mezz'ora di tempo? Donala a chi ha bisogno anziché arrovellarti le dita sul cellulare. Ti viene in mente di fare una telefonata a una persona sola o sofferente? Non tergiversare. Senti nel cuore una chiamata che ti spinge a donarti di più? Coraggio, fai un passo oltre e non temere. Il tuo poco, nelle sue mani, diventerà molto. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.